Terni, primi anni Ottanta. I fiumi delle ciminiere da queste parti rappresentano molto di più del paesaggio urbano. Per i figli degli operai l'acciaio è orizzonte di vita, duro. Lo stesso, l'unico e forse il più certo. La famiglia Zampagna non fa eccezione. Io quando gli ho detto che sono venuto in pensione, dico ci sta la possibilità di andare in fabbrica, a posto mio. All'inizio era anche un obiettivo di seguire le sue, nel senso andare come fanno tutti qua a Terni, perché comunque noi Terni vive sull'acciaieria. E però mi diceva se puoi fare qualcos'altro cerca in tutti i modi di poterlo fare, perché comunque dentro una fabbrica non è che si sta così tanto bene. Si lavora, non c'hai mai uno che ti dà una botta sulle spalle e ti dice bravo perché hai fatto un tubo in più, quindi sarai sempre un numero. La famiglia Zampagna intera si ribella a una storia già scritta. Riccardo ha una passione e un talento, il pallone. Una possibile via di fuga da percorrere fino in fondo, anche a costo di sacrifici enormi. I miei genitori ci hanno sempre creduto su questa cosa e si erano proprio buttati sul fatto che io dovevo diventare calciatore. Con la neve, con la pioggia, tempo brutto. Mi ricordo che mio marito mi fece mettere le gomme antineve sulla macchina, perché anche con la neve l'ho portata a fare gli allenamenti. Riccardo passa da un campetto all'altro, da una società all'altra, categoria all'altra, nella sa di sfondare. Ma a 20 anni è ancora nei campionati umbri di prima categoria. Ormai a quell'età si sa o hai sfondato o non ce la farai mai. Dopo tutti quanti i sacrifici che i miei avevano fatto, io decisi di smettere e Zampagna calciatore era finito, insomma. Dice io lascio via, vabbè, lascia via, vai a lavorare, ci stanno problemi. Mi occupavo di tende da sole, teloni di camion, gazebi. Ma un giorno uno spiraglio inatteso sconvolge la tranquilla rassegnazione di Riccardo. Arriva l'offerta di una squadretta vicino Perugia. E la tentazione di ricominciare è forte. Interessante, perché comunque era un interregionale, era una categoria che magari ti poteva proporre nel calcio che conta. E io non volevo andare. Lui in Giolea andava a Ponte Vecchio, eh? Io gli ho fatto ricca. Prova, interregionale, non ci ha giocato mai. Però c'era il discorso del lavoro, perché comunque io mettevo prima davanti a tutto il lavoro e poi il calcio. Lui voleva sempre lavorare. Dico, lavori la mattina e il pomeriggio vai ad allenarti a Ponte Vecchio quando devi andare su. Non ci sono stati problemi. Un problema da risolvere invece c'è. Ponte Vecchio è lontana da Terni, un'ora di viaggio, tanti chilometri, e Riccardo non ha mai potuto permettersi una macchina. Padre all'epoca andò in pensione e con i soldi della pensione mi comprò una tipo con il conta chilometri digitale, fantastica. Problema risolto. Ora Zampagna può dividere la sua giornata tra tende e pallone. Calciatore o tappezziere, questo è il dilemma. A risolverlo ci pensa una videocassetta che finisce tra le mani di Walter Sabatini, un dirigente nel calcio che conta. Narnese Ponte Vecchio, campionato interregionale. E in quella partita vidi una cosa contraddittoria nel giocatore, cioè lui aveva delle movenze un po' grevi, però aveva un tocco di palla molto sensibile. Sabatini resta colpito da Zampagna e gli offre una possibilità, giocare in Serie C tra i professionisti. E così ha cominciato a fare il calciatore, da tappezziere a calciatore, improvvisamente. La scelta è compiuta. Zampagna finalmente ha uno stipendio da professionista e se lo guadagna a suon di gol. Serie C o Serie B fa lo stesso. In qualunque squadra giochi, il gol non manca mai. Triestina, Arezzo, Brescello, Catania, Cosenza, Siena, Messina.
Dopo tanti gol e tanto per Riccardo ha un solo e unico desiderio: tornare a terra, tornare a giocare nello stadio accanto all'acciaieria, tornare a casa. Per un ternano giocare nella Ternana credo che sia il massimo, è il massimo, che non c'è altre cose. Dice che vuoi fare l'attore, vuoi diventare... No, voglio giocare alla Ternana, per dire, no? Sì. Il film sognato da Zampagna si gira nella stagione 2003-2004. Riccardo sarà l'attore protagonista della Ternana. Quando mi ha detto ok, sei un giocatore della Ternana, per me sono i brividi. La prima davanti ai suoi tifosi prevede una scena davvero da brividi. Sono andato sotto la curva, sono tolto la maglia. Guardo bene la curva per vedere chi riconoscevo un po' tutti. A un certo punto vedo mio cugino che piange. Favoloso. A lui poi era un tifoso della curva est, proprio un ultras. Quell'anno che è stato a Terni penso che sia stato l'anno più felice della sua vita, quando ha giocato con la maglia della Ternana, ecco. Tutto sembra compiuto. Il ragazzo che doveva fare l'operaio nella sua città, ma alla fine di quell'anno la Ternana riceve dal Messina una proposta che non può rifiutare. Riccardo implora il suo presidente di non venderlo. Ma io, presidente Terni, la mia città, mi sono sposato, no? L'affare, suo malgrado, va in porto. Zampagna finisce al Messina, in Serie A. Io la Serie A non riesco a farla perché già faccio fatica in Serie B, poi a 30 anni, se poi sono un flop, cioè rischiamo tutto, perché comunque Messina si doveva salvare. Il 19 settembre 2004, a 30 anni suonati, Riccardo esordisce in Serie A. È il momento di capire se Zampagna sarà un flop o no. C'è la Roma al San Filippo di Messina. Il dubbio dura ancora 78 minuti. Sul punteggio di 3-3, Riccardo si ritrova a correre verso la porta della Roma. E mi vedo davanti sto muro, sto Pellizzoli, che io credo che lui sia alto 1,93 o 1,94. Quindi lì l'unica cosa che non devi fare è il pallonetto. E io ho fatto il pallonetto. Tutti a guardare sta palla, capito? Il pubblico si... Oh, sto così, no? Entra la palla, una favola. Fantastico, 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 perché cioè, il primo gol che presenti così contro la Roma è... Però questo qua è vero, perché ci ha fatto proprio il moglie da alzarla. E quindi diciamo che sono io l'inventore del cucchiaio. Fa spalle larghe e coraggio da vivere. Zampagna in Serie A gioca con la stessa spavalderia che mostrava sui campetti vicino Terni. Oggi Zampagna gioca nell'Atalanta e continua a far gioire i suoi tifosi con i gol a testa all'ingiù, come quello che ha dedicato alla mamma. A me piacevano molto i gol in rovesciata, infatti lui mi dedicò un gol in rovesciata, c'ho un bel articolo scritto, questo lo dedico a mia madre. Stoppo male la palla, però mi si alza, quindi mi brillavano gli occhi, perché quando mi si alza la palla io non vedo l'ora di rovesciare. Il difensore non si aspetta mai che io possa fare una cosa così pazza. E beh, tanta roba.